Parti tu, Jacopo. Parto io. Edin, hai già detto che è la miglior partita, insomma la più importante per te da quando sei a Roma. Ti chiedo il momento in cui la curva e tutto lo stadio ha cantato il tuo nome, cosa hai provato? È cosa bella, quando senti che i tifosi sono con te, con noi, ma i tifosi sono stati sempre con noi, pure qualche volta hanno fischiato qualche tifosi, ma pure questo è normale, quando sbagli un gol che non devi sbagliare, ma adesso sono qua e faccio tutto per aiutare la squadra per vincere le partite. Ti aspettavi un Inter così poco aggressiva, che comunque non va dato tanti pensieri? Io penso che Inter ha giocato molto, molto bene, hanno avuto molto possessione, pure altre occasioni, ma noi abbiamo fatto una partita molto difficile, perché Inter ha fatto molta possessione, noi abbiamo corso molto senza di palla e dopo siamo stati molto, molto, come si dice, stanchi. Si dice spesso che per un attaccante serva una svolta, no? In tutti i sensi. Potrebbe essere questa per te una svolta in senso totale? Ma oggi ho giocato bene, ho fatto gol, abbiamo vinto la partita, questo è importante, devo solo continuare così. Già 5 gol in queste 7 partite, contento? Potevi fare di più? Qualche rammarico? Sì, potevo fare di più sicuro, ma sono contento. Senti, nel momento di guardare alla classifica, alla Juve, oppure è meglio iniziare a tornare a far punti con più continuità? No, dobbiamo fare più punti per forza fuori casa, perché per adesso abbiamo fatto solo un punto, penso, e abbiamo 2 sconfitte fuori a casa, adesso c'è un'altra partita molto importante fuori a casa contro di Napoli, che è un'altra grandissima squadra, e dobbiamo migliorare e speriamo che lo facciamo contro di Napoli. Grazie. Complimenti per l'italiano, Edin.